state scendendo? No, allora, intanto noi vorremmo evitare altri 50 giorni di teatrino indecoroso e di veti contro veti. Il presidente lo faccio io, no, lo faccio io. Vorremmo evitare questo scenario al paese, anche perché chi ha vinto le elezioni ha fatto una campagna elettorale per dire ma che chi il paese ha vinto? Era io le cose. Non ho capito. Questa legge è fatta per non far vincere nessuno, perché in realtà se avesse vinto qualcuno, questo Giletti non mi faccia fare la facile profeta, perché quando c'è stato il referendum noi abbiamo detto che tipo di paese avremmo voluto, con che tipo di stabilità avremmo voluto, e se ci troviamo in queste il condizioni il voto è stato diverso. Però, Giletti, potevate mettere una pecca in quei 4 mesi in cui l'hanno votata tutti sta legge alla fine, meno pochi. Abbiamo preso atto del risultato elettorale, ho detto, noi la possibilità, la volontà di cambiare il paese e di dare una stabilità, insomma, mi sembra si può dire tutto, ma non che non l'abbiamo messa in campo. Poi, per carità, il risultato del referendum è andato in una certa direzione, ne abbiamo preso atto, ma lì noi avevamo proposto un'idea d'Italia diversa, più stabile, alla francese. Sì, ma oggi lei questo teatrino, oggi io le dico, questo sembra di teatrino stare al gioco dell'oca, no? Si parte, dopo passare 50 anni se ne è ritornati indietro. Giletti, c'è una cosa adesso che lo io danno a Fico, forse, no? C'è una cosa le ultime ore che segnano questa cosa. Altro giro dell'oca, secondo lei, o ma allora, se io dovessi prendere atto delle dichiarazioni di Maio, anche solo oggi, se non sbaglio, ieri, sono dichiarazioni d'amore nei confronti di Salvini, e quindi ho la sensazione che al Movimento 5 Stelle sia quella la strada che intendono percorrere, di un accordo con la Lega.